Buonasera e benvenuti al notiziario di Cronaca Gubina di venerdì 27 gennaio. Questa sera apriamo con gli appuntamenti legati alla giornata della memoria. Stamane al mausoleo dei 40 martiri, Don Fausto Panfili ha celebrato una messa in ricordo dell'eccidio dei 40 innocenti cittadini ugubini fucilati dai tedeschi in ritirata il 22 giugno del 1944. Don Fausto Panfili ha esortato tutti i presenti a non dimenticare. Subito dopo, nell'aula magna della scuola media Ottaviano Nelli, lo stesso Don Fausto Panfili, il sindaco Filippo Mario Sirati, il professor Giancarlo Pellegrini e la presidente dell'associazione Famiglie dei 40 Martiri, Laura Tomarelli, hanno partecipato ad un incontro di riflessione e approfondimento sulla giornata della memoria. Difendiamo i nostri diritti e apriamo gli occhi sull'indifferenza, è stata la conclusione del dibattito affidata a Laura Tomarelli. Ora voglio ricordarvi che da ieri è in distribuzione nella nostra città il nuovo numero di Cronaca Gubina, che potete trovare anche sul nostro sito www.cronacagubina.it. E cambiamo decisamente pagina questa sera, passando allo sport. Vi presento i nostri ospiti che fanno parte della squadra del Gubbio Calcio A5. Abbiamo i dirigenti Matteo Rogari e Massimo Menichetti, l'allenatore alla mia destra Matteo Fumanti, il capitano Davide Casoli e il vicecapitano Roberto Tomassini. Innanzitutto vorrei chiedere all'allenatore Massimiliano Fumanti se i play-off sembrano ormai un obiettivo alla portata, visto che anche la vostra squadra ieri sera alla Polivalente ha sconfitto il Ponte Pattoli 10-2, confermando e rafforzando la propria posizione in classifica in piena zona play-off. Lei che ne pensa di questo obiettivo? Subito una domanda facile. No, nel senso... Stiamo facendo bene, magari anche più di quello che ci eravamo preventivati all'inizio campionato, e sicuramente anche, diciamo, con un campionato molto più equilibrato rispetto alle passate stagioni, e quindi certo, sicuramente non ci tiriamo indietro, siamo lì, stiamo lottando sui primi posti, la squadra sta lavorando bene e quindi ragioniamo sempre come al solito, come si dice, sembra banale ma è la verità, partita per partita. Vediamo quello che viene, però non ci tiriamo indietro e fino alla fine lotteremo sicuramente per riuscire a centrare l'obiettivo playoff. Quali sono i punti di forza del Gubbio Calcio A5? I punti di forza, allora io partirei sicuramente dal gruppo che ha molti anni che la maggior parte, cioè degli elementi che compongono questo gruppo sono ormai diversi anni che giocano sempre insieme, condividono anche le cose fuori dalla palestra insieme, quindi un gruppo che sicuramente va integrato con altri giovani, con altri nuovi arrivi, cioè costituisce la forza di questa squadra. Poi sicuramente gruppo di amici, però fino a un certo punto, nel senso, perché poi quando si lavora seriamente, e questo devo dare atto ai ragazzi che sono molto seri, si mettono a disposizione non creando difficoltà ma impegnandosi al massimo. Invece al dirigente Matteo Rogari vorrei chiedere quale sia la programmazione con la quale affronterete i prossimi anni. Per quanto riguarda la programmazione, cioè diciamo che andiamo anno per anno, non ci facciamo così per dire la testa, e vediamo adesso stanno quello che andremo a fare, però sempre con la consapevolezza, come ha detto il mister Massimiliano, di creare sempre un gruppo di amici, e quindi è quello che si basa il Gubbio Calcio A5, e vorremmo continuare a fare questo. Ecco. Invece parliamo con il capitano Davide Casoli, alla quale voglio chiedere questo. Gubbio Calcio e Gubbio Calcio A5 sembrano accomunati dallo stesso sogno, ovvero la Serie B. Secondo te sarà possibile conseguirla? Ma per quanto riguarda il Gubbio Calcio, parlo da tifoso, ugubino soprattutto, dico che penso che sarebbe un bel sogno per noi, per la città e per tutti. E per quanto riguarda sul concreto proprio la nostra categoria di Calcio A5, cioè noi viviamo la giornata, di giornata in giornata, però cioè devo dirlo che è un tassello che manca da tanti anni a Gubbio e vorremmo... proprio con l'ossatura, come dicevano loro, riconquistare, perché sarebbe una grande soddisfazione sia per noi che per la dirigenza. Invece al vicecapitano facciamo un'ultima domanda, ovvero chiediamo di dare dei voti sia al mister che alla dirigenza. Faccio piano.
Sicuramente il massimo dei voti, perché comunque il mister riesce a darci i giusti stimoli, i giusti consigli per quanto riguarda le situazioni di campo, e il massimo dei voti anche alla dirigenza, che è sempre presente, sempre, insomma, si fa sempre sentire, anche la dimostrazione che siamo una società che è in questa categoria da molto tempo, dimostra appunto che la forte presenza della società. Ringraziamo i nostri ospiti, alla quale facciamo un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Per questa sera il notiziario è finito, io auguro a tutti una buona serata, a domani.